Io non so voi, ma io sono veramente entusiasta di stare qui con voi, di rivedervi, di vederci, di stare insieme. E gloria al Signore per questo. E vorrei fare una domanda, però Marco non risponde perché tu c'è stata risposta. Ci do gli anteprimi. Chissà qual è la seconda montagna più alta del mondo? K2, bravissimo. K2 è la seconda montagna più alta del mondo. Sapete, ci sono 14 montagne oltre le più alte montagne del mondo, sono 14 e superano gli 8000 metri. A me piace le storie di scalatori, queste avventure. Non credo che lo dovrei mai fare, però esattamente a questa età, ma sono delle cose tremende queste che riescono a fare. E sapete che queste montagne sopra i 8000 metri non sono montagne che scali in un giorno, non è che vai sulla Panazzana e poi ritorni. Ci mettono molte settimane e ci sono mesi di preparazione per scalare, per arrivare in cima, per quelli che arrivano in cima, perché K2 è famosa perché è tecnicamente una delle montagne più difficili da scalare. Uno su tre muore, dunque non è una passeggiatina sulla cimina. Un'altra cosa che caratterizzano queste montagne sopra 8000 metri è che c'è una zona chiamata zona della morte, che è oltre 8000 metri. Perché zona della morte? Perché l'ossigeno è talmente basso che sarà il 30% di quello che tu respiri. Dunque loro devono salire con ossigeno per un breve periodo di tempo, hanno poche ore per salire e poi ritornare. Ora, da dove partono questi scalatori? Partono da una base chiamata campo base. Campo base è un campo dove ci sono delle tende e nel campo trovi i medici e trovi cuochi e trovi operatori di telefonini satellitari per tenersi in contatto con questi scalatori. Questi scalatori partono da campo base, poi vanno a un campo, poi ritornano, poi dopo ritornano a quel campo e fanno un altro campo e ritornano al secondo campo, campo base. Fanno praticamente avanti e dietro, piano piano, per acclimatizzarsi, perché il corpo ha bisogno di sapersi adattare in questa situazione così strenuante fisicamente. E nel 2008 ci fu una tragedia tremenda, dove 11 scalatori, mi dispiace usare questo esempio, però è seria, e ha a che fare anche con il messaggio di oggi, è serio. 11 scalatori persero la vita, non tutti insieme. Ci furono una serie di circostanze dove questi persero la vita. E sapete che quando uno scalatore sta in difficoltà o perde la vita, ha un effetto sul morale di coloro che stanno a campo base, perché loro sono lì per aiutarli, e quando succede una disgrazia finisce la morale e anche gli altri che vorrebbero scappare, perché subentrano tanti sentimenti. Una di queste persone che perse la vita stava scalando con sua moglie e vicino alla zona della morte incominciò a manifestare dei sintomi di un malessere che si chiama mal di montagna, male di attitudine. E i primi sintomi sono mal di testa, poi nausea, poi vomito, poi difficoltà di respirazione, sempre più stanchezza, e nei casi estremi, se non scende subito a campo base, muore, perché si muore di congelamento. E questo scalatore, che cominciò a avere questi tipi di sintomi,
mi disse sul Molino, tu vai avanti, io ti aspetto qui. E aspettò per un tempo per riprendersi, perché lì non è che puoi scendere subito giù. La moglie andò su, poi durante la sua discesa, che fu di notte, ci furono una serie di brutte conseguenze, stavano scendendo insieme e una valanga di ghiaccio uccise il marito e distrusse le corde, e questi scalatori si trovarono persi di notte per ritrovare il campo base. È triste la storia, però è la realtà della vita. E oggi vorrei condividere il primo di due sermoni di una grave malattia. Non è il mal di montagna, ma un male spirituale che può colpire chiunque nella Chiesa. Si chiama in inglese backsliding, che vuol dire, tradotto, tirarsi indietro, scivolare indietro, l'allontanarsi dalla fede, allontanarsi da Dio, allontanarsi dalla casa di Dio. E allontanarsi troppo tempo da campo base, possiamo dire, dove c'è Gesù e dove c'è il rifornimento della sua Chiesa. E è un problema molto serio tirarsi indietro, perché come succede in montagna, succede anche nella Chiesa. Quando noi vediamo i fratelli che si tirano indietro, che si sono allontanati, cosa fa? Ci fa star male. La morale della Chiesa soffre. E quanti, posso chiedere a Marco, o fratelli di esperienza, quante volte abbiamo visto questo in una Chiesa? Vedere fratelli che si sono allontanati, che non vedete più. Indebolisce la morale della Chiesa. Indebolisce la testimonianza della Chiesa. E non puoi dire mai questo non succederà a me, perché è successo al re Salomone. Cosa abbiamo letto? Abbiamo letto, questo è il K2, per chi non l'ha mai vista. Andiamo al prossimo, per favore. Vorrei predicare su questo versetto. L'Eterno perciò si alzerà contro Salomone, perché il suo cuore si era allontanato dall'Eterno, il Dio di Israele, che gli è apparso due volte. Il re Salomone. Salomone, sì, scusate, faccio sempre questi errori. Pensate, questo re, così potente, così ricco, un re così saggio, che le persone da varie nazioni andavano da lui per ammirare la sua ricchezza e ascoltare la sua saggezza. Nel versetto, vi leggo questo, no? Dice così: il re Salomone superò in ricchezza e sapienza tutti i re della terra, e tutto il mondo cercava la presenza di Salomone per ascoltare la sua sapienza che Dio aveva messo in cuore. Salomone aveva scritto il libro di Proverbi, libro di sapienza, di saggezza. Sarà stato sapiente questo uomo? Salomone scrisse il libro di Ecclesiasti e gli è accreditato anche il Cantico dei Cantici. Salomone costruì il Tempio di Dio. Dio gli permise di costruire il suo Tempio dove il Signore e la sua presenza era lì. Eppure vediamo che è successo. Alla fine della sua vecchiaia si allontana da Dio e costruisce templi a idoli, a abominevoli. È una cosa incredibile a pensare come puoi tu, che sei stato visitato due volte da Dio, fare queste cose, allontanarti in questo modo. Se è successo a Salomone, cari fratelli e sorelle, io sono molto in pericolo di questo. È strano vedere che una persona
che si è allontanato da Dio o si sta allontanando piano piano da campo base, pensa di stare bene. Lui non vede quello che sta facendo, ma gli altri intorno vedono che questo fratello si sta allontanando, c'è qualche cosa che non va. E lo stato finale del mal di montagna, mal di altitudine, per esempio, è un'allucinazione. Loro si trovano persi lassù in montagna e incominciano a avere allucinazioni, pensano di stare al caldo e a volte trovano questi scalatori mezzi sfogliati perché sentono che hanno un grande calore. A volte parlando con loro pensano di stare su una barca a vela, invece si stanno congelando su in montagna. È triste, ma è così anche spiritualmente. Le persone che si allontanano dal Signore pensano di stare al caldo, di stare bene. E posso dirvi una cosa, cari fratelli, che quando una persona, o se una persona è scivolato, sta scivolando indietro, sta in acque pericolose. Sei sempre più vicino a quella zona della morte. Voglio provare a spiegare un pochettino meglio cosa significa tirarsi indietro. E tirarsi indietro è allontanarsi da Dio nel tuo cuore. Noi pensiamo a volte, beh, io mi allontano da Dio perché le circostanze mi portano a essere trascinato via, o la vita è dura, o ho troppo da fare, e allora sono le conseguenze che allontanano il mio cuore. Non è vero, il problema è che è il cuore che ti si allontana e poi le circostanze succedono. Le circostanze non erano di Salomone, erano i tempi, ma non era quello il problema era il suo cuore che si era allontanato da Dio. In Apocalisse, il prossimo, grazie. Ah, possiamo andare avanti, grazie. C'è il prossimo? Ok, no. Ok, andiamo indietro per completo. Ecco. In Apocalisse 2,4 ci dà anche un'altra buona definizione di cosa vuol dire allontanarsi da Dio. Vuol dire perdere il tuo primo amore. Gesù, quando parlò e rivelò a Giovanni delle cose, parlò delle sette chiese. Una delle chiese era la chiesa di Efeso, e in Apocalisse 2,4 dice: ma io ho contro di te questa cosa, che hai lasciato il tuo primo amore. Vedete, la chiesa di Efeso stava facendo tante opere buone, ma aveva abbandonato il suo primo amore, non aveva quell'amore per Gesù Cristo che li aveva salvati. Dunque, tirarsi indietro e abbandonare il tuo primo amore. Se noi siamo qui oggi è perché noi siamo stati redenti per il sangue del nostro primo amore, e Cristo dovrebbe essere sempre il nostro primo amore, perché lui non ha mai preso i nostri peccati e morire sulla croce per essere al secondo posto nella tua vita. Perché se Gesù Cristo non è al primo posto della tua vita, tu avrai qualche cos'altro che hai messo al primo posto, e Gesù Cristo non accetta né secondo né terza posizione nella tua vita, perché lui è il Signore della nostra vita. Se una persona si è tirata indietro o si sta allontanando, è perché ha messo Gesù Cristo al secondo, terzo posto o infine al marito. Ecco perché cosa succede. Non è più nel nostro primo posto. E quando noi siamo vicini a Gesù Cristo, che lui veramente è il nostro primo posto, cosa dice il Salmo 23? L'Eterno è il mio pastore, nulla mi manca, nulla ci manca. Possiamo definire tirarsi indietro o perdere la tua sete per Dio. Sapete, in casi, gli scalatori, quando stanno su in montagna, non è che hanno fontanelle o acqua guizza che possono portare con loro. Cosa fanno? Loro prendono della neve sporca e con dei fornelletti la devono squagliare. Ma ci mettono ore a volte per squagliarla a causa dell'altitudine. Bevono invece
acqua sporca per disidratare, per idratarsi, perché la disidratazione è terribile con l'acqua. Però quando arrivano in campo base, lì c'è scorte di acqua, bevono, si rinfrescono. E quante volte abbiamo visto persone che sono venute a Cristo e per un breve tempo o per un tempo lungo frequentano la Chiesa. Inizialmente vogliono sapere di più di questo Gesù, vogliono essere dissetati da questo, dalla sua parola, ma piano piano la loro sete per Gesù incomincia a perdersi. Non hanno più sede di Gesù e vanno a cercare, a dissetarsi altrove. E cosa in Geremia, avanti per fuori? Ecco qua cosa fanno. Questo, quello che fece il popolo di Israele, perché il mio popolo ha commesso due mali, ha abbandonato la sorgente di acqua viva per scavarsi cisterne rotte che non tengono acqua. Per forza maggiore andrai a cercare di dissetarti da qualche altra parte. La domanda che vorrei farti: tu hai sete di Dio? Gesù Cristo è al tuo primo posto. Noi non possiamo giudicare, questa è una cosa che tu devi vedere davanti a te. Ora abbiamo fatto una definizione, ora vorrei parlare dei sintomi. E oggi parleremo dei sintomi, la prossima volta parleremo delle cause. I sintomi, come tutti sappiamo oggi, sono le ultime cose che appaiono quando già c'è una malattia. Quando una persona ha dolore al petto o dolore di un braccio, non è che tu avrai un infarto, tu stai avendo un infarto. Perché? Perché la malattia era già in atto. E vorrei dare alcuni sintomi, alcune spiegazioni di alcuni sintomi, e se tu hai un solo di questi sintomi, uno solo, è bene che ti fermi un attimo e rifletti e ti fai un'analisi del sangue spirituale, chiamiamolo, per capire, dici: Signore, io forse mi sto ammalando o sono già malato. E lo sapete qual è uno dei primi sintomi di una persona che si è scivolata o si è tirata indietro? Fugge dai fratelli. Lui evita la comunione fraterna. Non vogliono stare in presenza o in compagnia di fratelli. Preferiscono la compagnia di quelli al di fuori o stare da soli che la compagnia dei fratelli. Non vogliono avere a che fare con quella gente più. Invece non è quello che Dio desidera nei suoi figli. Perché nel Salmo 133 dice: l'insieme dei fratelli è come l'olio prezioso sparso sul capo, che scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo delle sue vesti. Per farci comprendere, questa comunione fraterna è paragonato a un olio di consacrazione profumato che versavano sul sommo sacerdote, che sgocciolava sulla sua veste e santificava tutto ciò che toccava. Ecco quanto è prezioso l'insieme e l'unione dei fratelli. Un altro sintomo è l'abbandonare la casa di Dio. Vengono più in chiesa? Dunque non soltanto non vogliono avere i fratelli, non vengono più in chiesa. E questo è uno dei segni più evidenti. È il non tornare in campo base, è il non tornare dove c'è Gesù presente e i suoi operatori, diciamo. Perché io vengo in chiesa? Io vengo in chiesa per lodare il mio Salvatore insieme ai miei fratelli. Io vengo in chiesa per ascoltare la parola di Dio predicata, che Dio comanda che sia predicata. Io vengo in chiesa per prendere la Santa Cena insieme ai miei fratelli, per ricordare quello che il Signore ha fatto e per lodare il Signore. Purtroppo ci sono persone che vanno in chiesa
o vengono in chiesa la domenica per fare una presenza, per dare un contentino a Dio, per soddisfare il loro spirito religioso, ma escono vuoti come sono entrati vuoti. Ma invece, quando capiamo l'importanza della casa di Dio e siamo lì, presenti, con i nostri cuori, con le nostre menti, anche con i nostri corpi, è importante, la domenica è importante, cari fratelli, e dico a, come dico ai miei figli, dico ai giovani, tutto. Ragazzi, io pure sono stato giovane, capisco, ma sapete una cosa? A volte tornare a casa un'oretta prima, la sabato sera, ti rende più fresco che la domenica. Lo so, io sono colpevole anche di questo, però sai, quando siamo qui fisicamente, mentalmente, spiritualmente, è come dire, oh, vedo l'ora di, no, quando tu andavi dal tuo fidanzato, la fidanzata, no, sempre più bello, sempre più profumato, sempre fresco, no? Pronto per... è la stessa cosa, no? Perché? Perché il Signore è primo nella nostra vita. Dunque, l'abbandonare la casa di Dio. Lo sai, chi si allontana dalla Chiesa, lo sai chi danno spesso la colpa? A quelli fuori. O come guidato il culto. Ma questa non è la vera ragione. Perché quando la parola è predicata da una persona preparata, quando la sana dottrina è amministrata e tu vieni in chiesa per ascoltarla, Dio ti benedirà e, come abbiamo detto, non uscirai vuoto. E sapete una cosa? Noi ci stiamo avvicinando agli ultimi tempi, possiamo dire le ultime ore, e tante chiese stanno facendo delle cose o per tenersi le persone vicine o per avere altre persone nella chiesa, ma predicano cose che le persone vogliono sentire e non quello che devono sentire. E le persone non vogliono sentire parlare di vari temi, non vogliono sentire parlare di onorare Dio con la tua vita, non vogliono sentire parlare di peccato, non vogliono sentire parlare dell'inferno, non vuole sentire parlare della tua santificazione, vogliono sermonetti, vogliono predicazioni che ti fanno sentire bene lì per lì, vogliono le emozioni. Ma stavamo dicendo con Marco l'altra volta, la parola di Dio a volte fa male, ma è un male buono, perché è lo Spirito Santo che ci santifica, rendendoci sempre di più nelle immagini del Signore. Dunque noi dobbiamo essere una chiesa che predica la santità e tutto il consiglio di Dio, non quello che le persone vogliono sentire. Sapete qual è uno dei versetti più tristi nella Bibbia? E non so se l'ho messo qui, che lo posso leggere, è il versetto di Secondo Timoteo 4:9. Per me è uno dei versetti, ecco qua, bravo. Questo è Paolo che è incarcerato e scrive a Timoteo e dice: cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha lasciato, avendo amato il mondo presente e se ne è andato a Tessalonica. Dema aveva abbandonato Paolo. Ora, non voglio idolatrare o culto dei santi, ma guarda, se c'è una persona dopo Gesù Cristo che io personalmente avrei voluto stare, e penso tanti di noi, è Paolo. Paolo, cosa farei questo? Come farei questo? Cosa significa questo? Dema ha lasciato Paolo. Scusate, ma che follia! E grazie a Dio abbiamo le lettere di Paolo, perché loro non avevano le lettere di Paolo, che si è accumulato, come abbiamo parlato. Lasciato perché ha amato il mondo. Ha amato il mondo. Io sono stato a Tessalonica e è diverso da loro, ovviamente, però era un centro commerciale, era quasi come una piccola Parigi. E dobbiamo stare, cari fratelli, sorelle e chi ascolta, stare molto attenti a amare il mondo,
e non abbandonare quel campo base. Sapete, a volte si vede dal pulpito, si vedono delle cose di allontanamento, no? A volte vedi persone che non a volte si vede proprio anche per questo, la partecipazione all'ascolto, alla lode, si vede tante cose. Noi vogliamo che siamo vicini, sempre vicini alla parola del Signore. Un altro segno è la mancanza di intimità personale con il Signore. Se tu manchi abitudinalmente intimità con il Signore nelle tue devozioni personali, lì quello è un sintomo. Ora, nessuno dice tu devi avere un metodo, devi stare lì dalle 2 alle 2 e un quarto, ma la cosa importante è: hai tu quotidianamente un tempo per essere da solo con il Signore? Dico, ti dai almeno 5 minuti di tempo, 5 minuti è ridicolo, a colui che ti ha riscattato da un inferno eterno, colui che ha preso su di sé il tuo peccato e ha preso l'ira di Dio per te, mi dai 5 minuti di tempo di intimità? Vedete, relazioni vanno costruite, vanno vissute. Io ho un amico negli Stati Uniti che quando ero studente stavamo sempre insieme, andavamo a pescare insieme, andavamo a campeggio insieme, ci divertivamo insieme. Era amico e passavo tempo con lui. Però quando sono venuto in Italia noi siamo rimasti sempre amici, ma non ho più intimità con lui. Non abbiamo mai più quel tempo insieme. Dunque, tempo insieme con il Signore è una cosa vitale. E io non credo e non vedo come una persona che non riesce a passare 5 minuti con il Signore, non riesce, quello che è per te nel tuo tempo, però passa 4 ore davanti al computer, 3 ore davanti al televisore, 5 ore al club della Juventus. Capito? Non riesco a capire queste cose. Io non è che noi stiamo misurando, però è una cosa tra te e il Signore, lo sai tu quanto tempo. L'incoraggiamento ai fratelli, dobbiamo avere intimità. E se tu perdi questa intimità o non ti interessa, allora forse sei lontano da campo base e stai in una zona molto pericolosa. Cosa fece Gesù? No? Gesù, come dice Marco, dopo che guariva, sfamava, lavorava, stava nell'opera del Signore, alla sera, no? Tornava, lavorava, però si svegliava la mattina per uscire, andare in un luogo solitario e pregare il Padre. E ecco uno dei problemi della cristianità di oggi. E perché si trova nello stato in cui si trova? Perché invece di essere intimi con il Signore, sono intimi con i loro PC, il loro televisore, il loro hobby. Cose che influiscono la tua mente e le tue azioni più che cose che influenzano la tua mente e il tuo spirito per cambiare sia te stesso che il mondo. E penultimo sintomo è la mancanza di sensibilità spirituale e morale. Cosa vuol dire? Che quando tu sei vicino a Dio, la tua sensibilità spirituale e morale è molto attenta. Tu ti danno fastidio delle cose che offendono Dio. Non so quante volte abbiamo sentito persone bestemmiare Dio, o vedi dei programmi in TV, ti danno fastidio. Pubblicità o come alcune persone parlano, perché quando sei vicino al Signore quelle cose che offendono Dio offendono anche te, danno fastidio, no? Però più ti allontani da Dio, più quelle cose incominciano a non darti più fastidio, e piano piano tu incominci a parlare come loro,
quelle cose che tu guardi non ti danno più effetto, non ti fanno più effetto, anzi ti attirano, perché perdi la battaglia, la battaglia contro il peccato. Non c'è più lotta in te, non sei più un guerriero, e le caratteristiche di una vera fede non è che tu non peccherai mai più, ma non perdi la forza di combattere. Sei combattivo contro queste cose, anche se inciampi, eppure ti alzi e dici: Signore, perdonami, vado avanti, non voglio più essere schiavo di quel nemico, voglio abbandonare quella cosa. E il Signore ci dà la forza per farlo, perché come ha pregato la sorella prima, noi non è che stiamo combattendo contro carne, noi stiamo combattendo contro potenze spirituali, è una battaglia spirituale. Voglio farti una domanda: se tu sei qui oggi e tu senti di esserti tirato indietro, ti stai tirando indietro, ti rimane qualche forza in te? Rimane ancora a te un po' di forza per combattere? Perché vi dico, una conseguenza estrema di coloro che lasciano la vita su K2, su queste montagne, e che arrivano al punto che non si muovono più, e gli altri che sono intorno non possono fare niente, non possono tirarti giù, perché loro morirebbero nel portarti giù. È una legge, quando tu stai in quella alle altitudini scalando, è una legge accettata, devi lasciare la persona abbandonata a morire. È triste, ma è sopravvivenza. E noi non vogliamo arrivare a quel punto spirituale, cari fratelli. Dunque, l'ultima è la perdita di gioia. E Marco ha predicato, ha fatto degli ottimi insegnamenti, appunto. Perdere la gioia per il Signore, perdere la gioia. E se tu non hai mancanza, se tu hai mancanza di gioia, non dico nella roba, ma anche quando sei lì fuori che la vita è difficile e non hai gioia, è un segno che ti stai tirando indietro. Davide disse nel Salmo 51: rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volenteroso. Ciò che determina la tua felicità non sono le circostanze della vita, perché le circostanze non ti renderanno felice, avremo problemi, ma quello che ti rende stabile, quello che ti dà gioia, quello che ti dà serenità, è sapere che io sono vicino al Signore. Dovunque vado, io sono vicino a quel campo base che mi ristora l'anima. Ho le promesse di Dio, ho la certezza di Dio che mi provvederà. Non dispero, non sono nervoso, non vado in ansia, non parto, non uccido. Perché? Perché Dio è con me. È Lui quello che mi porterà avanti. E il Signore, se tu sei veramente Lui, ti porterà avanti malgrado che scivoli indietro, lui ti porterà avanti, perché se uno è nelle mani di Gesù, nessuno lo potrà mai strappare il cuore. Però non ti dà il diritto di andare per conto tuo. Più ti allontani dal campo base, più rischi la morte. Ah, c'era uno, scusate, un sì, perdere peso o l'indifferenza per le persone perdute. Non ti importa niente che c'è un mondo di fuori che sta morendo, non ti importa niente che il tuo miglior amico andrà all'inferno, non ti importa niente di coloro che il Signore ti mette avanti, non ti importa niente che l'Evangelo sta andando avanti. Che segno può essere quello? Non può essere un segno di del gran mandato che il Signore ci ha lasciato, ad ognuno di noi. Non puoi non avere, non puoi essere indifferente verso il prossimo. E come abbiamo pregato oggi, no? Per anche amici ebrei, musulmani, dobbiamo pregare per la loro conversione. E questo peso deve essere nel cuore di una persona che è vicino a campo basso. Ok, abbiamo visto oggi una definizione, abbiamo visto alcuni sintomi, e sappi una cosa:
se ti riconosci anche in uno di queste cose, o vedi che stai scivolando o sei scivolato indietro, sai che il Signore è pronto a perdonarti, il Signore è pronto a ristorarti, il Signore è pronto a darti nuovo ossigeno, a darti acqua fresca, è pronto a nutrirti, è pronto a riconnetterti con i telefonini satellitari a Lui, è pronto, ma tu devi fare la tua parte. Più sei lontano da Cristo, più sarai misero, miserabile. Più sei vicino a Cristo, più sarai felice, più gioia. E vorrai servire e adorare e servire la Chiesa. Fratelli e sorelle, siamo grati per il campo base che Dio ha stabilito anche qui a Monte Scuola. Viterbo, come abbiamo detto. Ma questo è un campo base dove il Signore è presente e sta dirigendo la sua opera, questa vittoria di arrivare in cima. Sii grato per coloro che si adoperano per la buona uscita di questa avventura. Gli operatori che sono nelle chiese, i fratelli che pregano per te, sono come coloro che ti mettono in contatto con i telefonini satellitari con il Signore, loro stanno comunicando, pregando per te. Sii grato per i cuochi, coloro che preparano il pasto spirituale, la parola di Dio, per nutrirti. Nutrirti spiritualmente. Sii grato per la Santa Cena che quando le prendiamo insieme il Signore ci nutre spiritualmente. Sii grato per il caldo della grande tenda che abbiamo, che è il riscaldamento causato dalla presenza della lode che facciamo a Dio, che ci eleva lo spirito, che ci dà grazia al Signore per andare avanti. Sii grato per tutti noi scalatori che ci incoraggiamo facendo, dice guarda, si può fare e si farà perché il Signore l'ha fatto per noi. Non tirarti indietro, o sorella, non farlo, perché le conseguenze potrebbero essere disastrose per la tua anima. Chiedi perdono a Dio e torna presto al campo base. Noi preghiamo che tu non cadi. Attenti ai costanti pericoli e come dice in Ebrei, non siamo come quelli che si tirano indietro. E che il Signore ci benedica.